Profumi e colori di Sicilia in vista della Santa Pasqua. Domenica e lunedì rimpatriate familiari e con gli amici per festeggiare insieme un momento speciale. A tavola non possono mancare primi, secondi e dolci della tradizione. Un primo per Pasqua sono i classici involtini di Maccheroni, non mancheranno mai. La lasagna per chi vuole rimanere sul classico, poi quest'anno noi abbiamo inserito un cannellone con la salsiccia e i funghi, che è buonissimo. Partiamo dall'agnello, che proprio è prettamente pasquale, a arrivare a un'infinità di arrotolati e di chi più ce n'ha più ce ne mette, alla carne arrostita per il lunedì, la salsiccia, il suino nero. Molte ma molte cose. La gente ordina di tutto, anche perché per la Pasqua si cerca di fare qualcosa di più particolare, magari quello che non si è fatto l'anno prima. E via dicendo, dall'arrosto all'agnello, stiamo preparando un agnello con i carciofi, con la mentuccia. Lunedì invece spazio alla grigliata di Pasquetta. E per il lunedì si sa, si parte con la salsiccia, il suino nero arrostito, la pancettina, gli stuzzichini in agnello, tutto quello che si riesce a mettere sulla brace è più che buono. I consigli per la grigliata perfetta? La grigliata perfetta ci vuole la brace giusta. Ma c'è tempo anche per un buon dolce. Dolce caratteristico è la colomba di mandorla, l'agnello di mandorla e la classica colomba pasquale, quella sia farcita con il pistacchio, la nocciola, frutti di bosco, questi, l'agnello, la pecorella di mandorla, l'agnellino di mandorla, sia stampato che farcito all'interno. Dei cannoli tipici piana degli albanesi, una bella torta di crema, scintille e fragoline di bosco. Poi l'importante è stare tutti in famiglia e trascorrerlo serenamente. Qualsiasi dolce va bene. Che sia una bella Pasqua e serena per tutti.